Buonasera amici di Faner e benvenuti alla 24esima giornata della Serie A. Questa sera vedremo scontrarsi Cottini, Staibano Gomme a metà classifica circa contro la primissima della classe, ovvero il Cotton Club, ancora invincibile in questo girone di ritorno. Inizia in questo momento il match con la battuta direttamente sul portiere Galassi del Cottini. Cotton che prova a guadagnare subito metri. Croce. Palla in avanti, controllo che arriva poi anche di D'Ambrosio. Siamo avanti, tentativi di dribbling. Conclusione a rete e traversa subito nei primissimi minuti, clamorosa per il Cottini. Tirato Pascucci con il numero 15. Calcio d'angolo ora per il Cottini, salta in alto e conclusione da fuori del numero 21 Abbondanza, che però si spegne molto al lato. Può ripartire Sabelli per il Cotton. Costruisce come sempre da dietro Tinazzi. Palla in avanti, abbastanza solo numero 4 del Cotton, che poi sbaglia completamente il passaggio, però c'è una deviazione, quindi fallo laterale. Sempre Tinazzi a battere. Palla sulla sinistra, si torna indietro, invece no, c'è un pallone perso che Croce serve per un compagno. In questo caso De Vecchis, che poi ha allargato sulla destra, tentativo di cross e recupero del Cotton. Può tentare una ripartenza, pallone un po' pericoloso, lasciato lì vagare in area di rigore. Palla sulla fascia sinistra. Buona la palla in avanti, occasionissima per il Cotton, che va vicinissimo alla rete con Barbarella, che calza alto però. Costruisce da dietro D'Ambrosio, che rischio. Uno per parte, traversa con deviazione per il Cottini e tira a porta spalancata per il Cotton Club da parte di Barbarella, D'Ambrosio. Calabresi. Palla allargata sulla fascia destra per il Cottini. Abbondanza. Cerca lo scambio con Croce che non arriva, c'è quindi il recupero da parte del Cotton, che con Nolano gestisce il pallone, poi torna sulla fascia sinistra. Ancora Nolano. Sceglie di andare direttamente in porta, praticamente da centrocampo, non c'è nessuno a raccogliere la sfera. Tiro sprecato. Abbondanza. Cerca compagni in avanti, costretto a tornare da Calabresi. Croce al centrocampo. Pallone per il compagno De Vecchis, che poi perde la sfera, non c'è fallo. Può quindi ripartire Barbarella per il Cotton con il contropiede, va in porta. Ottima la risposta di Galassi. Piuttosto sicuro su un tiro non poi così pericoloso. Se si poteva fare di meglio, due le occasioni finora capitate sui piedi di Barbarella, non sfruttata al meglio. Rimessa laterale.
È stata battuta su Pascucci, poi si era arrivati da croce. È stato però un fallo proprio sul numero 15. Costretto a tornare da Galassi il Cotton con un pressing di Barbarella, poteva trasformarsi in qualcosa di pericoloso. Poi si torna da Sabelli e Tinazzi cerca di verticalizzare sempre sul suo numero 4. Buono il recupero di Croce. Salgono adesso gli uomini del Cottini. Croce da fuori area, bellissima conclusione, alta di poco però. Tinazzi cambia gioco sulla sinistra. Nolano al centro del campo, controlla a seguire Tinazzi sulla fascia destra, proprio ora sulla linea di centrocampo. Blandino si accentra, sceglie di andare sulla fascia sinistra, conclusione dalla distanza. Senza tanti problemi qui, Calabresi ha spazzato via Nolano, ora controlla un pallone che può essere interessante, poi lo perde il Cotton, lo recupera però dopo pochi secondi Nolano al centro del campo, pressato dal numero 6 del Cottini, De Vecchis, poi palla allargata su Barbarella, fascia destra, tentativo di cross e poi controllo di Calabresi, tutt'altro che sicuro, perché era molto pericoloso in quella zona di campo, ovvero all'interno dell'area di rigore. Ora lotta in qualche modo Pascucci, alla fine non trova il fallo, può ripartire con Blandino il Cotton, palla alzata a cercare Barbarella che in qualche modo può andare al tiro, non ci riesce. Altra occasione sprecata dal 4. Cottini che si lamenta per un mancato fallo su Pascucci, ne aveva smarcati un po' il numero 15 bianco-verde. Palla in avanti sulla fascia sinistra proprio per Pascucci. Adesso torna da De Vecchis, non gli riesce l'1-2. Allora Tinazzi può far ripartire i suoi. Altro pallone sbagliato perché c'è il recupero di D'Ambrosio, che poi è intelligente a tornare indietro da Calabresi, che come sempre imposta con lanci lunghi a cercare la spizzata in avanti. Stavolta spera che si spegne sul fondo, dove Sabelli non deve neanche intervenire. Allora Nolano prova a far salire i suoi. Ancora il 24, Blandino, Tinazzi e Nolano. Palla sulla sinistra di prima per Barbarella, che intuisce il movimento, ma il pallone scodellatogli da Giordano non è perfetto. Allora sarà rimessa dal fondo per Galassi. Quando siamo all'ottavo minuto, ancora 0-0, ma due grandissime occasioni per le formazioni in campo, una per parte. Ora controlla la palla Innocenzi, anzi la lascia scorrere. In fallo laterale Nolano. Sabelli. Nolano. Squadre che giocano a ritmi di media intensità con un buon pressing da parte di entrambe. Ora Nolano ha anche spazio addirittura per il tiro. Stavolta viene smorzato e Galassi lo para senza alcun problema. Ci ha abituato ovviamente a ben altre conclusioni. Numero 24 del Cotton, tra l'altro vice capitano. Attenzione, palla qui regalata a Pascucci, che poteva tentare addirittura un clamoroso cross per Croce, che era difeso dal solo Tinazzi. Ora, occasione per il Cottini dalla bandierina. Battere De Vecchis, se non erro. Palla in mezzo per Calabresi, che stacca altissimo, la sua miglior qualità lì davanti. Non riesce a sfruttare al meglio perché la palla non viene indirizzata nella giusta direzione. Altra rimessa per il Cottini, stavolta battuta su De Vecchis che non riesce a controllarla. Nolano allarga bene su Blandino, che ha spazio per avanzare. Può andare anche al tiro da fuori, lo fa e arriva la bellissima rete di Blandino in maglia numero 6. Contropiede perfetto da parte del giocatore del Cotton, 1-0. Buona la percussione di Blandino, che segna un'importante e bellissima rete.
più che altro piuttosto pulita, perché recupera palla a centrocampo, riparte a spazio sulla tre quarti, il tiro era inevitabile. Bassa altezza, ma ottima la potenza dell'angolazione, Galassi non può nulla. Finora va risposto piuttosto con sicurezza a quei due o tre tiri del Cottana, poi l'abilità della capolista è proprio di avere alcune individualità. Con una piccola giocata riescono a segnare un vantaggio importantissimo perché le due squadre si stavano giocando veramente in maniera equilibrata questo match. Con alcune poi assenze importantissime per il Cotton, come quelle di Mario Artistico, stasera assente D'Ambrosio, torna da Calabresi, addirittura raddoppiato sia da Nolano che da Giordano. Alza il pressing, ora il Cotton vuole controllare il match una volta che è in vantaggio, però qui è costretto a chiudersi nella metà campo difensiva perché il Cottini attacca con decisione, seppure con ancora la ricerca di qualche idea ben precisa. Però sicuramente c'è tanto movimento lì in attacco con Pascucci e Croce che si inseriscono molto bene. Sono sicuramente due punte molto molto mobili. Cottini che poi è molto bravo a recuperare piuttosto rapidamente la palla, non vuole subito lasciare il controllo del campo alla capolista, vuole dimostrare di poter rimanere in gioco con continuità. Siamo sulla fascia destra, palla per abbondanza, poi serie di fraseggi molto interessanti da parte dei biancoverdi. Arriva il tiro pericolosissimo di abbondanza fuori di un soffio. Riparte il secondo tempo in questo momento con la rimessa con le mani di Sabelli, che però non trova alcun compagno, anzi trova soltanto maglie del Cottini che, come detto, in fase difensiva sta coprendo anche piuttosto bene perché ha sempre più possesso palla degli avversari, però ha subito quel gol su una ripartenza troppo facile per Blandino, che ha trovato totalmente campo libero. Ora il numero 6, scorer della prima rete, conquista il calcio di munizione. Pinazzi tocca per il 6 e poi si torna in difesa. Ancora il 10. Recupero però del Cottini con De Vecchis che va da Pascucci sulla destra. Spallata poderosa per conquistare la posizione e il pallone. Ancora Pascucci, piuttosto ispirato questa sera, difende anche questo pallone, cerca il fallo, trova solo la rimessa laterale. Croce, elegante il controllo, anche il tacco per Pascucci che però poi, seguito di una deviazione, è costretto a cedere a Giordano, poi Nolano.
Altro però recupero sempre sullo stesso quadrato di campo, sempre con Pascucci che si prende ancora una rimessa, tanta intensità sulla fascia destra fra Cottini e Cotton. Finora stanno regalando un match piuttosto ritmato e divertente. Palla in mezzo pericolosissima ad Ambrosio sulla fascia sinistra, la rimette in mezzo, è un tiro cross, non va assolutamente bene la soluzione scelta dal numero 22, fuori. È scampato anche questo pericolo da parte del Cotton che aveva già rischiato in un paio di occasioni. Stavolta la palla supera tutta l'area di rigore, nessun giocatore del Cottini riesce a stopparla o a buttarla in rete, c'era solo D'Ambrosio che poi sbaglia un cross indirizzandolo piuttosto male, ora Conti allarga sulla destra. Nolano di prima per Barbarella a memoria, forse un po' anche per spazzare possesso palla adesso del Cotton che si trova un po' in difficoltà perché il Cottini, nemmeno dal punto di vista del fraseggio, avevamo detto che non aveva tantissime idee in attacco, invece dal punto di vista del fraseggio sta risultando più creativo e attivo. Qui Croce, palla che esce. E quindi può respirare il Cotton. Siamo già da Barbarella che tenta una serie di dribbling. Può andare anche al tiro. Deviazione. Blandino. Tentativo di giocata, ma riuscito perché D'Ambrosio recupera senza alcun problema. Poi con calma va da Calabresi che allarga sulla fascia destra. Costruisce e spinge ancora il Cottini. Si è sicuramente rinvigorito dopo l'1-0 subito, che gli ha dato un po' uno schiaffo morale per svegliare i ragazzi in bianco-verde. Ora Abbondanza non trova nessuno, costretto ad andare su Pascucci, sempre largo a destra. Ora palla in avanti per il numero 13, Tagliani, che non è riuscito a controllarla al meglio, ma siamo di nuovo da Calabresi. Altro pallone perso, molto male, senza idee, da parte del Cotton. Ora Pascucci qui si incaponisce un po' in un dribbling difficile che però gli riesce anche grazie a qualche rimpallo. Poi Giordano recupera Nolano. Giordano riesce a recuperare questo pallone ma tocca con la mano ed è fallo. C'era un'altra clamorosa occasione di contropiede per il Cotton. Cottini che invece batte velocissimamente. Allora D'Ambrosio tenta il passaggio che viene recuperato. Allora Tinazzi prova a costruire. Nolano deve mettere ordine. Perché il Cotton sta perdendo troppi palloni, regalandoli agli avversari. Ora siamo sulla fascia destra. Cambio di gioco piuttosto ben realizzato da parte del Cotton che poi cerca con Innocenzi il passaggio su Barbarella, che in realtà non era posizionato neanche male. Tanto che il cross è totalmente sballato e non riesce a servire la testa del numero 4. Abbondanza prova a impostare lui. Deve tornare però di nuovo indietro dai soliti D'Ambrosio e Calabresi. Sono un po' i playmaker bassi di questa formazione. Qui sbagliano un pallone piuttosto pericoloso che però il Cotton non riesce a recuperare al meglio perché era piuttosto arretrato con tutti gli uomini nella metà campo difensiva. Calabresi. Galassi tocca per Abbondanza. Palla in avanti che potrebbe arrivare a Pascucci, che però manca il controllo anche perché Tinazzi lo anticipa. E allora si va da Giordano, costretto però a tornare su Innocenzi. Nolano. Adesso prova a spingere un po' il Cotton, a far salire i suoi uomini. Siamo sulla destra con Tinazzi, che prova a crossarla in mezzo. Brutto il passaggio perché è facilmente intercettabile da Calabresi, che poi ha il tempo anche di scoderlarla all'indietro su Pascucci. Abbondanza. In avanti per Pascucci. Calabresi. Serie di giravolta alla fine ha la possibilità di servire D'Ambrosio totalmente dall'altra parte del campo, preferisce invece Pascucci in avanti, poi Giordano salva questo pallone, anzi no, perché è rimessa a Gottini.
campo di partita blu. Tre Battista. Grazie. Prego, ciao. Palla all'indietro per Calabresi in maglia numero 17 che tenta addirittura la conclusione assolutamente fuori proprio dal campo, troppo alta. Prova a ripartire il Cottona, abbondanza, ci mette lo zampino e salva tutto. Ora può anche avanzare per Croce che la stoppa bene, la difende ancora meglio, poi riesce a tornare sul 21, abbondanza che però si vede la palla recuperata da Blandino. Allora Innocenzi sulla fascia sinistra, anzi Giordano, scusate, per Blandino, ancora lui, stop, bello e buono il dribbling, ancora lotta a Blandino, serie di tiri alla fine, Galassi in qualche modo para e salva. Clamorosa serie di occasioni per Blandino che è andato a spingere e a crederci fino all'ultimo momento su quel pallone, esagerando un po' forse, perché poi comunque è arrivato il fischio dell'arbitro per il fallo in attacco, però grande occasione per il Cotton che prova come sempre a colpire in ripartenza con un Cottini che invece ha deciso di attaccare con più decisione in questo primo tempo. Peccato per i biancoverdi che però con il minimo sforzo la capolista si trova in vantaggio. Ora Giordano prova una serie di dribbling e qui conquista fallo. Calcio di punizione che va a battere Nolano direttamente su Galassi che para e poi la difesa spazza. Si torna però all'indietro dove è subentrato Capitan Zamperini che infatti ha preso la fascia di capitano. Ora buona palla su Blandino che si inserisce bene. Tiro di Nolano! Altra occasione, altra respinta della difesa del Cottini. Ora il Cotton comincia a spingere con decisione e con le sue migliori qualità e prova a riprendere un po' possesso del terreno di gioco. Ora Giordano, cross sul numero 23 Conti che però sbaglia lo stop e poi alla fine c'è punizione per il Cottini. Staibano gomme quando siamo al 22esimo minuto di gioco circa, siamo quindi agli sgoccioli del primo tempo, finora giocato molto bene dal Cottini. Controllo di De Vecchis. Palla ancora per il numero 6, 1-2 che riesce con D'Ambrosio, anche Pascucci vicino a lui. Allora si torna indietro da Abbondanza che può provare il tiro da fuori e c'è un grande intervento di Sabelli a salvare la situazione. Calcio d'angolo battuto subito dal Cottini che prova a prendere di contropiede per così dire o inaspettatamente il Cotton, però brava a recuperare. Aveva iniziato poi una ripartenza che invece alla fine stoppata. Adesso Giordano, buono lo stop di petto per Nolano. Allora siamo da Blandino che torna all'indietro da Tinazzi. Ancora il 24 in avanti per Giordano, però viene forse strattonato. In ogni caso non riesce a controllare la sfera e allora è ancora possesso Cottini. Ha subito moltissimo in pochissimi minuti. Diciamo che il Cotton sta sprigionando la sua forza in momenti concentrati, mentre lascia libero spazio al Cottini che attacca da più tempo, da più minuti, con più intensità, ma non riesce a trovare il gol. Ora D'Ambrosio ci prova da fuori,
Però se Sabelli risponde così è difficile segnare. Grande intervento. Blandino, grandissimo pressing, ottimamente realizzato dal Cottini, che adesso con croce in posta, abbondanza. Sceglie di cambiare gioco, pallone però facilmente intercettabile da Capitan Zamperini, che poi fa avanzare Giordano sulla fascia sinistra. Ancora il numero 8, si gira bene, palla per Barbarella, che però questa sera non è proprio in giornata, non riesce a muoversi con i tempi giusti, a farsi trovare forse dai propri compagni, perché non arriva neanche questo pallone scodellato in mezzo dal numero 8. Calabresi per abbondanza che spinge adesso, verticalizzazione sbagliata, Zamperini recupera molto bene e subisce anche fallo. Zamperini da dietro il centrocampo, battuta per Nolano, attenzione perché il 24 può liberarsi, invece palla persa perché Abbondanza la recupera e spinge in avanti per la ripartenza del Cottini, interrotta però da Blandino e arriva anche il duplice fischio dell'arbitro. Fine del primo tempo.